Inutile dirvi che sì, conviene, e infatti la scioperò. Profuma di plastica e di metallo nuovo. Ciao a tutti, sono Octo di Pure Febbre Italiana e in questo video parleremo del nuovo Starter Pack. Il pacchetto cobalto, conviene comprarlo, conviene shopparlo oppure no? Quindi direi di arrivare subito a 5000 like, come minimo, dai non vi pesa il dito e soprattutto ho delle importantissime premesse da fare ma molto molto veloci. Il 9 e il 10 di febbraio mi trovate al Bologna Nerd Show, Bologna Game Nerd Show, qualcosa del genere, comunque in fiera a Bologna, quindi se ci andate, beh, io ci sarò. E soprattutto iscrivetevi a questo canale e attivate la campanellina che trovate subito vicino al tasto iscriviti per avere la vera potenza del connessionato puro e non perdere mai nemmeno una tacchetta di connessione. Quindi veramente ragazzi è molto importante, iscrivetevi, attivate la campanella, tanto comunque le notifiche non vi arrivano mai perché si sa che YouTube non funziona mai. Direi che abbiamo finito con le premesse, possiamo subito andare al video, ciao! Ed eccoci qua col pacchetto cobalto che è per forza acquistabile al modico prezzo di 5 euro, ma conviene o no? Conviene se non avete mai shoppato una skin in vita vostra e volete assolutamente shoppare con giusto 5 euro, quindi non dover caricare per forza 10 euro più. E ragazzi, ho fatto un video ultimamente su come ottenere 10 euro di V-Bucks, quindi se volete cercate tra gli ultimi video, lo trovate. Comunque vediamo un po', nel pacchetto cobalto troviamo questa skin che ha questo zainetto qua e 600 V-Bucks, quindi ragazzi se consideriamo che 100 V-Bucks sono già 1 euro, diciamo che con 5 euro noi ci portiamo a casa 6 euro di V-Bucks più una skin con uno zaino. Inutile dirvi che sì, conviene, e infatti la scioperò. E tan taradan, taradan, taradan. E qui, bam, becchiamo il bel zainetto e la skin. Devo darvi la mia opinione su questa skin, è orribile. Cioè, se devo dirvi la verità, il mio pacchetto starter preferito è sicuramente questo. Questo non mi piace, questo non mi piace, questo è carino. E molti di voi diranno sicuramente, ma se non ti piacciono perché li shoppi? Ma perché comunque conviene, cioè comunque una skin e ci sono i 600 V-Bucks, è come se tu comprassi solo i V-Bucks, praticamente, se proprio non ti piace la skin, che comunque conviene. Che altro c'è da dire? Vi consiglio di shopparla. E beh, eccomi qua nell'unboxing di questa super tastiera chiamata Blademaster TE. È stata lunghissimo, ma lunghissimo, un prototipo che solo in pochissimi avevano e io chiaramente già ce l'avevo. Ma adesso voglio farvi proprio l'unboxing della scatola originale e farvi vedere che cosa si prova ad aprire una fighissima Blademaster TE. Sinceramente è una delle tastiere migliori che io abbia mai utilizzato in vita mia e anche una delle più difficili da aprire. Cioè, a parte che questa tastiera comunque ha il layout completamente in italiano, nonostante sia di una marca comunque straniera, ha il layout completamente in italiano prima di tutto. La seconda cosa, questa è stata la tastiera che è stata di più valutata col crowdfunding, diciamo. Non so se avete presente cos'è. In pratica, a volte, se voi avete un progetto, lo potete mettere su un sito, che per esempio Kickstarter o cose di questo genere qua, dove c'è la gente, vede il vostro progetto e dice: ah, io ci credo in questo progetto. E quindi finanzia il vostro progetto donando un tot di soldi. Questa è stata la tastiera con le donazioni più alte in assoluto nella storia. E signori e signori, tan ta tan, tarata, tan, ta tan, gaming with cool tech. Allora, togliamo via questo pezzo di cartone e vediamo cosa c'è. La prima cosa che possiamo trovare è una scopina per pulire la tastiera, il che è bellissimo, e un coso per rimuovere i keycaps, perché nelle tastiere meccaniche possiamo rimuoverle appunto per poter pulire la tastiera con questa scopina, tra l'altro. Dopodiché troviamo un adesivo della Drevo, bellissimo, brillante, di una specie di cavallo barra ingranaggio, che è il loro simbolo, che io adoro. Dopodiché apriamo e togliamo la tastiera, che comunque vedremo dopo, continuiamo a vedere cosa c'è nella scatola. Questi pannelli protettivi, diciamo, della tastiera, più questi foglietti illustrativi. Allora, abbiamo il foglietto like, don't like, semplicemente per dire se vi piace o no di votarla sul sito, eccetera. E qua il manuale di istruzioni, per farci capire dove si scarica il programma e come funziona il programma, come funziona la tastiera, che specifiche ha, eccetera, eccetera. Il libretto di istruzioni è in italiano anche,
quindi non ci sono problemi anche per coloro di voi che non capiscono l'inglese. Trovate la pagina in italiano. Ma ora chiudiamo un attimo la scatola in modo da vederci la tastiera. Il punto chiave di questo, comunque, di questo video è questa tastiera qui. Protetta da questo involucro di plastica, nuovissimo dal punto di vista della Drevo. Di tutte le tastiere che mi hanno mandato, nessuna aveva l'involucro, invece adesso l'hanno fatto. E questa è la tastiera. Profuma di plastica e di metallo nuovo. E ragazzi, questa tastiera, a parte che ha il cavo rinforzato e tra l'altro c'ha l'adesivo qua per tenere il cavo, bellissimo, non tutte le tastiere lo hanno, e tra l'altro è anche firmato Drevo, quindi è proprio di marca, fighissimo. Ragazzi, mettiamo in moto la tastiera, voi non avete idea. Voi non avete idea di quanto è bella questa tastiera quando parte. Questa è come si vede la tastiera, vedete appunto l'illuminazione che è fantastica. Nel video sembra molto più scoppiettante, in realtà non è così scoppiettante, non dà fastidio assolutamente. Come vediamo il design è veramente veramente accattivante con questo tasto qua e questa forma molto, diciamo, ristretta, il che non occupa molto spazio sulla scrivania, che è molto importante appunto per dare più spazio al mouse, che è il vero e proprio pezzo importante. E come vedete appunto ha anche una bella forma. La linea che gira intorno di LED è veramente fantastica, con la scritta Drevo in rilievo, è veramente veramente bella. Gli switch di questa tastiera sono marroni, ma chiaramente possono essere di vari colori. Per chi non se ne intende, gli switch marroni sono degli switch che si premono relativamente in fretta e che non fanno rumore. Infatti, ascoltiamo. Fidatevi, questi non fanno rumore. Poi ci sono gli switch rossi che praticamente si premono super veloci, quindi quando noi premiamo non dobbiamo fare moltissima pressione perché il tasto scivola già di suo. E poi ci sono gli switch blu, che sono uguali a quelli marroni, solo che fanno tantissimo rumore, ma proprio tantissimo, ragazzi. Guardandola da dietro, la tastiera è bellissima, con questi cosi fatti comunque col gommino alla fine, molto importanti perché tante tastiere economiche non ce li hanno e quindi fanno schifo perché scivolano. Invece qua è gomma, anche qua è gomma e anche qua è gomma, e qua c'è il logo della Drevo, designed by Drevo, veramente veramente stupendo. La plastica è plastica dura, si sente che è dura, che è solida, non è plastica del cavolo. E questo è il fantastico effetto al buio di questa tastiera, che unito chiaramente al PC fa il suo figurone. Veramente veramente stupenda. Una volta che avremo collegato la nostra tastiera al computer, per andare a prendere il software ufficiale basta andare sul sito della Drevo, di cui trovate comunque il link in descrizione, cliccare sul tasto software sotto supporto e una volta in questa schermata basterà andare a scaricare Drevo Power Console, che appunto è compatibile con i modelli Blademaster e Durendal. Una volta scaricato e installato, questo è ciò che ci viene fuori e cliccando appunto sulla tastiera possiamo personalizzare i vari profili che potremo andare a creare e soprattutto personalizzare il Genius Knob, che è questo pezzo della tastiera che è veramente fighissimo. Possiamo mettergli qualsiasi combinazione di cosa. Cioè veramente io gli ho messo play pause della musica, prossima canzone, volume alto, volume basso, cioè alzo e abbasso il volume. Quindi in pratica io, grazie a questo pulsantino messo sul lato sinistro della tastiera, posso alzare e abbassare il volume e poi comunque cambiare canzone o mettere in pausa. Chiaramente però posso fare qualsiasi cosa, quindi posso creare altri due profili dove assegnare cose diverse. Per esempio, anche mentre sto giocando a Fortnite, posso impostare che premendo verso l'alto magari raccolgo le cose, premendo verso il basso butto via le cose, cioè veramente possiamo fare di tutto. Per fare un esempio, quando noi clicchiamo appunto single click, vuol dire che al click singolo che cosa deve fare, e qua possiamo andare a scegliere tra una miriade di cose. Per esempio possiamo dargli il copia e incolla di Windows, oppure possiamo dargli funzioni del mouse come il click addirittura, o veramente qualsiasi cosa. Possiamo addirittura far sì che sia una combinazione di tasti, cioè veramente qualcosa di incredibile. Il software è molto facile da utilizzare, anche per quanto riguarda l'illuminazione possiamo scegliere tra differenti effetti, da quelli più luminosi addirittura quelli reattivi, dove se noi clicchiamo sulla tastiera si accendono i vari LED sulla base di questo, anche se il mio effetto preferito sarà sempre l'arcobaleno con la luminosità al massimo e la velocità al massimo.